Final Fantasy è uno dei franchise più longevi della storia, ed è anche uno di quelli con la maggiore presenza di elementi ricorrenti che legano i vari capitoli, anche se spesso ambientati in mondi e situazioni completamente diversi. Artefatti, creature e personaggi che nel tempo hanno contribuito a definire il brand di Final Fantasy con delle caratteristiche ben precise. Andiamo a vedere quali sono questi elementi e in che forma sono apparsi nel corso dei 35 anni di storia del franchise. Impossibile non partire da uno degli elementi caratteristici che è presente fin dal primo Final Fantasy. In alcuni titoli sono stati un elemento fondamentale per la narrativa, in altri hanno avuto un piccolo ruolo di gameplay, ma i cristalli sono sicuramente una delle apparizioni più ricorrenti all'interno della serie. Introdotti da Koichi Ishii all'interno del primo ambizioso progetto di Hironobu Sakaguchi, i cristalli hanno avuto praticamente sempre un'importanza cruciale nella narrativa. Solo in Final Fantasy 2, Final Fantasy 8, Final Fantasy 10 e Final Fantasy 12 sono presenti con una minore incisività. Il riferimento principale è alla filosofia buddista giapponese, Godai, legata ai cinque elementi di terra, acqua, fuoco, vento e void, vuoto, dove i cristalli rappresentano un tassello fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio del mondo. All'interno della saga vengono chiamati anche orbs o sphere, e nella maggior parte delle loro apparizioni rappresentano dei veri e propri spiriti coscienti, che ovviamente mantengono il loro valore elementale legato alla filosofia Godai. In alcuni capitoli invece viene assegnato loro il ruolo di fonte dell'energia vitale, oltre che di potere magico che alimenta veicoli e macchinari. Nel prossimo capitolo in arrivo, Final Fantasy XVI, i cristalli avranno ancora una volta un ruolo fondamentale all'interno della narrativa. Una risorsa limitata che sta lentamente perdendo il proprio potere, mettendo in moto alcuni degli eventi legati alla trama principale. Per saperne di più vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, visto che abbiamo parlato e parleremo ancora molto del nuovo Final Fantasy. Le invocazioni o evocazioni sono la meccanica di gameplay più ricorrente della saga. Si tratta dell'abilità di richiamare e controllare potenti creature magiche come supporto alla battaglia. A seconda del titolo possono funzionare come le normali magie oppure secondo meccaniche uniche, e sono spesso accompagnate da spettacolari sequenze che possono variare in base all'entità o alla creatura evocata. Le fondamenta della meccanica vengono gettate già in Final Fantasy 2, dove era possibile richiamare in battaglia una viverna tramite uno strumento apposito. Ma sarà dal terzo capitolo in poi che il concetto di evocazione diventerà parte integrante del gameplay di un Final Fantasy, elemento ricorrente non soltanto come concetto ma anche come creature. Sono molteplici le bestie che hanno attraversato in maniera trasversale la storia della saga, fino a diventare delle icone perfettamente riconoscibili dagli appassionati. Ifrit, Shiva, Bahamut, Leviatano. Queste sono solo alcune delle figure ricorrenti che possono essere richiamate per cambiare le sorti di uno scontro. Ed anche al mutare delle circostanze narrative che introducono queste creature e al netto di qualche modifica contestuale ai loro nomi nel corso del tempo, hanno raggiunto una notorietà tale che ad oggi è quasi impossibile immaginare la loro assenza all'interno di un capitolo della serie. Ed infatti non è un mistero che la meccanica sarà presente anche in Final Fantasy XVI, e porterà ovviamente con sé alcune delle invocazioni più iconiche, confermata infatti la presenza di Phoenix, Ifrit, Odino, Titano e Bahamut, che avranno anche fondamentale importanza nella trama. Ormai con indiscussa ne è passato di tempo da quando i Chocobo hanno fatto la loro comparsa in un Final Fantasy. Parliamo infatti del secondo capitolo del 1988, dove conosciamo per la prima volta questi simpatici pennuti. Da lì in poi i Chocobo non hanno mai saltato un'apparizione all'interno della serie. L'ispirazione per le creature arriva direttamente da una marca di dolciumi giapponese, Chocoball. La mascotte di queste palline di cioccolato era infatti proprio un uccello, che nelle pubblicità del brand emetteva il classico suono Kue, anch'esso ripreso dalla sua controparte digitale. Principalmente usati come cavalcature, il loro aspetto ha subito diversi cambiamenti nel corso del tempo, arrivando anche a introdurre delle variazioni di colore rispetto al classico piumaggio giallo. La fama di questi gallinacei è esplosa rapidamente, arrivando non solo a conquistare il ruolo di vera e propria icona legata alla saga, ma anche un simbolo riconoscibile all'interno della cultura pop giapponese. Piccola curiosità, come abbiamo detto, i Chocobo sono stati introdotti in Final Fantasy 2 saltando quindi il primo capitolo. Non a reference, alle creature è stata inserita retroattivamente nel gioco con l'edizione Final Fantasy 1 e 2 Dawn of Souls su Game Boy Advance, dove compaiono sotto forma di statue all'interno della Sala del Trono. Fin dai primi trailer di Final Fantasy 16 abbiamo potuto notare la loro presenza all'interno del nuovo capitolo, anche se non avevamo grandi dubbi in merito. Il direttore creativo del progetto, Kazutoyo Maehiro, ha confermato poi che saranno presenti e avranno un ruolo specifico all'interno del gameplay. Ha però anche precisato che i toni di Final Fantasy XVI saranno chiaramente più seri e cupi rispetto al solito, e quindi non tutti gli elementi classici della serie potranno fare la loro apparizione.
I moguri comunque non mancheranno. Esserini pelosi con un pompon sulla testa e piccole ali fanno il loro debutto all'interno di Final Fantasy 2, per poi continuare ad apparire in diverse forme e quantità in tutti i capitoli successivi, ad eccezione di Final Fantasy 4. La parola moguri deriva dalle parole talpa e pipistrello, in giapponese rispettivamente mogura e komori, gioco di parole perduto nella sua famosa traduzione inglese, Moogle. Creature operose e intelligenti, nei primi giochi della serie i loro dialoghi si componevano principalmente della parola kupo. Nel tempo i moguri hanno avuto diversi ruoli, da semplici cameo ad evocazioni, e in qualche caso anche veri e propri personaggi giocabili, ed hanno quindi acquisito la capacità di parlare il linguaggio umano. Anche se spesso mantengono l'abitudine di concludere le frasi proprio ripetendo il loro famoso tormentone. Come visto per i Chocobo, anche i moguri hanno conquistato il ruolo di mascotte per la saga e punto forte per il merchandise. Tanto che anche all'interno di quei titoli dal setting più realistico e che non offrivano quindi la possibilità di inserire i moguri come vera e propria razza, vediamo comparire numerosi bambolotti delle creature. Sono anche noti per essere una delle icone più utilizzate all'esterno dei giochi targati Final Fantasy, con cameo all'interno di titoli come Assassin's Creed Origins, la serie Fortune Street, diversi sportivi legati a Mario, Dota 2 e ovviamente Kingdom Hearts. Come abbiamo detto, nonostante i toni cupi e realistici all'interno del prossimo capitolo di Final Fantasy in arrivo quest'anno, avremo occasione di rivedere le creaturine, anche se non è chiaro che ruolo avranno. Abbiamo però già dato una prima occhiata ai nuovi moguri grazie a un breve video pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale di Final Fantasy XVI in occasione del 35esimo anniversario del franchise lo scorso dicembre. Sono diversi i personaggi iconici che hanno attraversato la storia della serie facendo cameo e apparizioni in più di un capitolo, ma nessuno ha avuto la costanza di Sid. Presente in ogni progetto legato a Final Fantasy, dalla serie principale agli spin-off, passando per film ed anime. Un vero e proprio marchio di fabbrica del brand, che ha assunto il ruolo di membro del party, di NPC e anche di antagonista. Spesso fortemente legato alla narrativa e al conflitto principale della storia, si presenta come un meccanico, un ingegnere o un inventore. In molti casi è proprio tramite Sid che il party principale ottiene la possibilità di utilizzare le aeronavi per spostarsi all'interno del mondo di gioco. Lo stesso Sakaguchi ha rivelato che Sid è nato dall'intenzione di creare un personaggio che potesse fare la sua apparizione in diverse forme all'interno di tutti i giochi. Una figura saggia e intelligente, spesso più anziana del cast principale, che potesse in qualche modo ricalcare le orme dello Yoda di Star Wars. Ed è curioso come successivamente alcuni personaggi di nome Sid siano apparsi all'interno del mondo di Star Wars, in episodio 1 e nella serie TV The Bad Batch. Un Sid appare anche in diverse forme all'interno di giochi esterni alla saga, come Kingdom Hearts, Dragon Quest, Lost Odyssey, Imaginary Range e Heavenstrike Rivals. Come era lecito aspettarsi, in Final Fantasy XVI sarà presente una nuova versione del personaggio, di cui abbiamo già avuto qualche dettaglio. Sidolphus Telamon, questo è il nome completo della nuova incarnazione di Sid, che sarà uno dei membri del gruppo di Clive, un soldato divenuto fuori legge. Ovviamente anche qui avremo a che fare con un convinto uomo di scienza che conduce varie ricerche affinché lui e la sua banda di dissidenti possano riuscire a vivere nelle Terre Morte. Sid però non è l'unico personaggio ricorrente a fare multiple apparizioni attraverso i vari capitoli della serie. Una menzione non può che andare a Bix e Wedge, duo ricorrente all'interno di svariati capitoli. Anche qui abbiamo un riferimento a Star Wars. Per la precisione, i due nomi arrivano direttamente da episodio 4, Una Nuova Speranza, dove Bix e Wedge sono i compagni di Luke Skywalker all'interno della Squadra Rossa. Coppia debutta all'interno del sesto capitolo, anche se la localizzazione originale della versione SNES rinomina Bix come Vix a causa del suono della parola giapponese Bikusu, per poi essere presente in ogni capitolo successivo ad eccezione di Final Fantasy 9 e 11. I due appaiono anche in Chrono Trigger e hanno un cameo all'interno del secondo capitolo della serie Kingdom Hearts. Per quanto riguarda Final Fantasy XVI non abbiamo ancora notizie sulla loro presenza, ma speriamo in un loro cameo che possa strapparci come sempre un sorriso nostalgico. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire multiplayer.it sul sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!